con celebrazione eucaristica questa mattina alla Chiesa Madre del cimitero di Torre del Greco, in occasione, oggi 2 novembre, della commemorazione dei defunti, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Una santa messa presieduta dal vescovo Padre Francesco Beneduce con i parroci delle chiese cittadine. Un momento di riflessione e raccoglimento per ricordare i propri cari. Don Giosuè Lombardo, si è appena conclusa questa solenne concelebrazione eucaristica oggi 2 novembre, commemorazione dei defunti, il senso di questa giornata? L'ha riassunto proprio bene il vescovo. Ecco, fino a poco fa c'era un sole che splendeva, è il sole di Dio che illumina il mistero della morte dei nostri cari. Torniamo a casa, penso, tutti ristorati, confortati. Non ti chiediamo, Signore, perché ci hai tolti i nostri cari, ti ringraziamo per averceli dati. Sindaco Luigi Mennella, oggi 2 novembre, una solenne concelebrazione eucaristica qui al cimitero per la prima volta da sindaco. Per la prima volta da sindaco, e devo dire che ti porta a una commozione chiaramente particolare. Qui ci sono i nostri genitori, i nostri avi, c'è la città di Torre del Greco, c'è tanto e credo che chi da anni adesso ci sta vicino, anche se dall'altra parte, ci possa veramente accompagnare nel futuro per i nostri figli. Al termine della celebrazione eucaristica è seguita la processione per i viali del cimitero, tra canti e preghiere, per ricordare anche i quattro angeli torresi vittime del crollo del ponte Morandi. Questo è un altro triste epilogo che purtroppo ha visto ancora una volta protagonista la città di Torre del Greco. Colgo l'occasione per dire che domani inauguriamo anche la bretella lì a Sant'Enel e che quella bretella porterà il nome dei quattro angeli. Mi piace ricordarlo in questa giornata in particolar modo.